There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself, only me, no one can guess what I came there to see. There's a sun in the sky, there's a cloud. Distance, I see someone waving at me. I hope that it's you, but who else could it be? Buongiorno ragazzi, benvenuti a bordo. Siamo sempre qui nella nostra spiaggia, ma abbiamo dei nuovi vicini. Eccoli qua, i nostri amici Luca e Marchita, che ci hanno fatto compagnia ieri. Siamo ancora in questo fantastico posto, rimarremo probabilmente qui anche oggi tutta la giornata e stiamo apprezzando veramente la tranquillità di questi luoghi. Anche dall'altra parte abbiamo dei vicini, questo è un posto dove stiamo incontrando un sacco di persone. Anche il vento, ce n'è veramente tanto. Comunque non so se vi avevo fatto notare, quei signori addirittura hanno installato le palme finte, sono dei pali, non so che materiale, a cui addirittura hanno attaccato le amache e Lucia le invidia tantissimo. Ora ci facciamo un bel caffè. Ci sono un po' di piatti e padelle da spostare questa mattina. Luca e Marchita ci hanno portato anche una caffettiera che avevano, loro ne hanno un'altra. Di quelle che fa la schiumetta. Qui però col caffè messicano la schiumetta abbiamo visto che non la fa. Ma io la mattina rimango fedele al mio caffè turco. Ne farò un po' di più, che nel caso i nostri amici si svegliano lo offrirò anche a loro. Sono svegliati i nostri amici e quindi gli ho dato subito il caffè turco da provare. Buonissimo. Alla fine guarda, veramente da proprio fare questa cosa qua, voglio imparare. Allora domani facciamo lezione di caffè turco. O nel pomeriggio, se vuoi un caffettino si fa. Comunque ragazzi, io sono uscito perché voglio fare un lavoro, naturalmente. Voglio aprire qua dietro per recuperare una cosa. Ok, adesso devo cercare la roba che mi serve. Tra l'altro al Luca gli serviva il rubinetto che forse io ho. Forse, non mi ricordo se lo messo. Secondo me potrebbe essere qua il rubinetto. Io c'avevo sto rubinetto, vediamo se riesco finalmente a farlo utilizzare a qualcuno. Non me lo sono portato dietro per anni per nada. Forse è lo stesso passo di questo, comunque basta trovare adattatore. Nel frattempo, visto che ho fuori tutta la roba, vedo che se ho un po' di adattatore per far attaccare a Luca questo rubinetto, visto che il suo si è rotto. Ora che ho aperto mi sono anche reso conto che qui abbiamo una leggera perdita di benzina dal carburatore, dallo sfiato, e nonostante sia vuoto il carburatore, perché ho svuotato con la vite e tutto, quindi sto carburatore va revisionato. Però voglio evitare problemi e quindi svuoto il serbatoio della benzina con tubo di prolunga. Usiamo la tanica del generatore e lasciamo, apriamo il rubinetto e lasciamo svuotare. Bene ragazzi, facciamo scendere tutta la benzina con estrema tranquillità. La prossima volta che tiro giù la moto faremo questa revisione del carburatore, ci vuole. Ragazzi, proviamo ad andare a fare una camminata sulla spiaggia, anche se si sta già alzando il vento. Vamos! Stiamo cercando di raggiungere un punto là in fondo dove c'è quella macchina, dove ci sono le pozze termali. Fatto caldo come pare.
Allora ragazzi, qua abbiamo scoperto che la gente viene qui e si fa le terme autocostruite, perché da qua sotto sgorga acqua calda, quindi creandosi la propria bozza dovrebbe esserci acqua calda che va miscelata con l'acqua del mare, perché sennò è troppo calda. Quindi il progetto qual è? Creare l'argine in modo tale che l'acqua fredda non raffreddi troppo l'acqua calda che sgorga da qua, perché questo è bollente. Cavoli, questo qual è? Canale da cui esce l'acqua calda che va a immettersi dove c'è una miscela giusta di acqua fredda proveniente dal mare e di acqua calda proveniente dalla sorgente. Eccolo qua. Oh no! Eccolo qua l'altro. Eres muy travieso. E Lucia sta preparando il suo piatto forte per oggi, ovvero pasta, zucchine e gamberetti. Questi gamberetti sembrano tanta roba. Arriva già di là il profumino? Ma le linguine non ce le abbiamo però. No. Quindi si fa lo spaghetto? Spaghetti numero 5, li vedo là in fondo. Eccolo! Questo dal Paraguay, ragazzi. Matarazzi arrivano dal Paraguay, pensate. Con gli spinaci. Bisognerebbe farli prima o poi. Questo è hecho in Messico. Questo sta hecho in Messico, eh. Abbiamo notato che la barilla hecho in Messico in genere non è che rende molto bene. Quindi adesso mischiato i gamberetti alle zucchine. Il linguine, a posto. Il sole ci sta regalando 920 watt in questo momento, neanche male. Diamogli una chance a queste linguine barilla messicane, speramos. Cioè, ho fatto tutto il video della cottura e ce li siamo già mangiati, non ho ripreso quanto erano belli e buoni. È buonissimo. Qui non c'è rimasto niente, qua ci sono rimasti solo un po' di gamberetti che io mi tengo per mangiare dopo. E loro, manca poco, manca poco. Ce lo stiamo gustando perché sono buonissimi. Però ce n'è ancora un po', le vuoi? Dopo aspettiamo che finiscano loro. Benissimo. E poi ce li mangiamo tutti. Ragazzi, stasera qua c'è Woodstock. Stanno facendo il fuoco. Sono arrivate 5-6 macchine. Sono arrivati dei musicisti davanti alla roulotte dello statunitense che c'è qua di fronte a noi. Ci hanno invitato, ci hanno detto che stasera ci sarà festa. Vediamo un po' che combino, raga. Buongiorno ragazzi, questa mattina ci spostiamo leggermente. Vogliamo tornare al centro del paese dove avevamo visto un'altra spiaggia e provare a vedere come si sta lì. Vamos! Questa notte abbiamo avuto anche vicini motociclisti. Tendati. Un posto stragettonato. Ragazzi, buongiorno. Buongiorno, ci vediamo al centro del paese allora. Benissimo, assolutamente sì. Vamos. Vamos. Ciao. Ciao, a dopo. Buona giornata. C'ho ancora qui un po' di materiale da sistemare dopo che ho fatto questi semi lavori, tra cui il mio tachigrafo, di cui ora so tutto, ragazzi. Ho studiato per bene la situazione, ho capito che non potrei mai far funzionare questo tachigrafo con il sensore di velocità che ho a disposizione, né tantomeno con quello che ho trovato dietro, che ho cercato di recuperare. L'ho trovato! L'ho trovato! Quindi, se volessi far funzionare questo, dovrei cambiare il sensore, che non sarebbe una cosa molto complicata se fossimo in Europa. Si tratta di una vita da svita. Vediamo che succede, vediamo che succede. Nel frattempo devo sperare che, perlomeno dopo aver rimontato tutto quello, la velocità continui a funzionare anche di questo vecchio.
diciamo, questo piccolo angolo di paradiso ventoso e vediamo cosa troviamo un po' più avanti. Procedo molto lentamente perché il motore non è proprio caldo caldo. Allora ragazzi, intanto ci piazziamo qua. Non sembra un brutto posto perché i nostri amici si potrebbero mettere qua davanti e li ripareremo un po' dal vento. Questa è la playa, ragazzi. Ragazzi, nel frattempo sono arrivati i nostri amici e abbiamo apparecchiato la tavola. Guardate un po' che giardino che abbiamo a nostra disposizione. Non mi sembra niente male questa tanta roba. Luci, hai preparato da mangiare? Sì. Guarda qua che ambaradan che abbiamo messo in piedi. Secondo me queste sedie sono meglio delle nostre. Sì. Posso provarla? Certo. Si tira su così. No, si manda su così. Si fa così, si mette il bottoncino qua. Beh, sono peso, in Sudafrica. Peso pesa. Pesa. Pesano, cavoli, sono fortissime. Noi è 12 anni che le abbiamo queste, indistruttibili. Allora, cosa abbiamo preparato qua? Qua c'è insalatona. Insalatona con avocado, pomodorini, crostini, spinaci, insalata mista. Ci potremmo mettere anche le melanzane anche a fettini, ci vuoi? Perché mi sono avanzate. Così richiama la melanzana alla parmigiana, il mio piatto preferito. E ci mangiamo tutta sta roba con violenza. Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Vamos! Ragazzi, come potete vedere in questo momento il mare è assolutamente piatto, cioè non c'è un filo di vento. È una playa un po' particolare, questa ci ricorda un po' certe situazioni che abbiamo trovato nel Caraibe, veramente bella. Ieri qui c'è stato abbastanza movimento e un certo tipo di movimento c'è stato fino intorno all'una, alle due credo, un po' di musica non eccessiva, si poteva resistere. Dopodiché silenzio assoluto, dai, non è andata assolutamente male. Ci sono i nostri amici Luca e Marchita che sono parcheggiati a favore di sole per i pannelli solari. Il vento non si è ancora fatto sentire. Vi porto a vedere la playa in questa situazione strana. C'è anche un pescatore, ma un peschereccio là in fondo che sembra là ancora, non credo che stia lavorando. C'è un kitesurfer che sembra che abbia gonfiato la vela, ma non credo che sia la situazione ideale. Sembra più un giorno da pescatori, perché di solito non ce n'erano così tanti. Ora ci spostiamo un po', vogliamo andare in direzione di La Paz, ma ripasseremo per l'entroterra, perché ci sono un paio di siti che sono veramente poco turistici. Sapete che noi siamo attirati spesso da queste situazioni, che però ci sembrano interessanti per diversi motivi. Quindi andremo a vedere cosa c'è. Oh. Bene ragazzi, in questo momento ci troviamo qui, in questa zona che si chiama El Sargento. Torneremo un po' indietro perché vogliamo ritornare nell'entroterra ed andare a El Triunfo. La nostra tendina provvisoria. Questo è ciò che rimane della freccia della nostra moto. Vamos! Ci mettiamo lungo la strada, i nostri amici Luca e Marchita ci raggiungeranno un po' più tardi.
E vamos! Eravamo a fianco al ristorante Las Palmas, da cui ieri pomeriggio proveniva anche un buon profumino, una grigliata dei gamberi poi. La nostra deviazione, andiamo verso l'entroterra. E qui andiamo in direzione di San Antonio. Hanno predisposto anche il cartello. Ci infiliamo nella foresta di cactus in pratica. Siamo tornati un po' in quota, 304 metri. Effettivamente la vegetazione è cambiata qua a fianco a noi. Siamo arrivati al bivio, adesso dovevamo andare in direzione della Paz. In realtà facendo questa strada nell'entroterra che non abbiamo mai fatto prima, e guardando sulla mappa vedo un bel po' di tornanti, quindi credo che o salga o in qualche modo scenda, vedremo cosa ci aspetterà. Eccola! Il trionfo che è segnato con questo logo che si usa qua in Messico per indicare i Pueblitos Mágicos, spero le cittadine, i piccoli paesi di interesse turistico, quindi è un segno distintivo, ce ne sono a migliaia, no? Tantissime. La miniera è di là, quindi forse credo, sì. Credo che la parte della miniera sia lì, sì. Devo parcheggiare qui. Sì. Mi pare che oggi fa un po' più caldo, eh? Qui c'è un localito che si chiama El Minero. Comunque, tra una cosa e l'altra, ci siamo mossi tardi e a me sta avendo fame. Qua c'è scritto che si può visitare il Pantheon inglese, la mina e tunnel della Salmas. Qui ci sarebbe anche il museo Ruta della Plata. Però questo abbiamo già visto che è chiuso per via di questo momentaccio, ragazzi. Ragazzi, ci sono anche i motociclisti con le Harley. Questo è proprio Easy Rider. Sì, Harley Davidson, ma la targa mi pare sia messicana. Jalisco! Ragazzi, guardate dietro questo fuoristrada pazzesco, è veramente enorme. Cioè, guardate dove arriva il cofano. Super rialzato perché le gomme sono piccolissime. Guardate che arco, un tronco unico con questa forma super caratteristica. Il teschio là sopra e la ruota della motocicletta da un lato e dall'altro. Il gallo che canta. C'è anche la macchina d'epoca là dentro, che posto, ragazzi. Andiamo a vedere di qua. E questo credo che sia l'ingresso alla miniera vera e propria. Ragazzi, la miniera del Trionfo è nata circa alla fine del 1700 ed è rimasta attiva fino ai primi anni del Novecento. Qui si estraeva oro e argento. Questa ciminiera ha un nome, si chiama La Ramona. Caratteristica particolare di questa miniera è la sua ciminiera. Pensate che è una delle poche cose rimaste qui attorno, perché è veramente robustissima. È stata costruita all'inizio del Novecento ed è progettata per resistere agli uragani che possono abbattersi in questa zona. È costruita solamente di mattoni e la sua vetta rispetto alla base, quando c'è fortissimo vento, si muove di 14 centimetri per resistere a fortissime sollecitazioni. Però vogliamo andare a vedere cosa c'è qua. Ragazzi, siamo arrivati alla mina abbandonata che si chiamava proprio Tunnel de las Almas. Ma non c'è nessuno, a parte il ciuco, che è bellissimo tra l'altro, veramente bellissimo. Ciao! È il tunnel de las Almas, sta serrato. Se si è in meno 4 persone, si può organizzare la visita. Non è sta male. Ragazzi, abbiamo chiamato ed effettivamente ora ci mandano la guida. Dovremo pagare per 4 persone, ma il prezzo è bassissimo. In totale pagheremo 10 euro in due per fare questa visita. E quindi non so, ci sembra che ne valga la pena, anche perché ci sembra una delle forme per sostentare il turismo in questa zona, quindi vamos, proviamo. Sono del turno? Sì. È arrivata la nostra guida. D'Italia. D'Italia. Ragazzi, questa è la parte museale della mina, ci sono tutti gli attrezzi
irriconoscibili, ragazzi, che roba sarà questa? Sembra... No, non ci provo neanche a dire che cosa sembra, perché... Questo necessiteria di un poco di restauro. Il ragazzo è andato a prendere il carrello da minatore, lo sta portando fuori per noi. Lasciamo quei cappelli, ci mettiamo i caschi dal trabacco. Nos vamos a unos 5 años atrás, aquí la gente no llegaba, el turismo no llegaba. Hubo mucha minería, hubo una, pues un porcentaje de gente de 10 a 14 mil habitantes. Se dice que de aquí del Triunfo se fundó La Paz. Este viene siendo un carrito minero que incluso está restaurado. Tenemos peso aquí, que son piedras pesadas. Tenemos unas letras chinas aquí porque los chinos aquí vinieron como esclavos. Il carro con cui si trasportavano queste pietre super super pesanti, ragazzi. Y se le llama veta porque va atravesando tanto como la piedra como la tierra también. Entonces se les llama veta porque siempre pues van cruzando, ¿no? Y nunca se corta. Esto viene siendo como un hilito, pues así se les llama también. Un hilito de la veta madre, o sea, este hilito puede ser que venga de la veta madre o ya sea que va hacia la veta madre, ¿no? Aquí tenemos lo que viene siendo la veta de oro también. No solamente lo podemos, el oro no lo podemos nada más encontrar en esto, lo podemos encontrar en piedras como en el cuarzo también. Cuando el cuarzo llega a tener oro, a mí me tocó trabajar con una veta de cuarzo que tenía oro, y pues ahora sí que es muy rica porque yo tengo un poco de conocimiento por mi familia fue minera y yo soy de por acá, entonces por eso le digo que me tocó trabajar con una veta de oro, y pues ahora sí que suelen ser muy ricas, la verdad. El oro, no solamente lo que les estaba comentando, no solamente lo vamos a encontrar en la piedra así como esta, la podemos encontrar en piedra anaranjadosa así como esta. Se preguntarán, ¿por qué se pone anaranjada o por qué anaranjada la piedra? Eso viene siendo porque los minerales que tiene con la humedad se va poniendo, agarra su color oxidado, su color anaranjado. Questi, ragazzi, sono gli stampi dei lingotti d'oro, dove veniva colato l'oro dopo che era stato lavorato, e quindi si formava un lingottone pazzesco. Appenita se puede ver el oro que hay ahí. ¿Sí lo alcanza a ver? ¿Sí lo alcanza a ver? Aquí sí, sí. Brilla, aquí... todo esto. De hecho tenía más, pero se lo arrancamos accidentalmente, ¿eh? Entonces así está originalmente, así la conseguimos. Incluso tenía como unas orejitas aquí para poder agarrar lo que viene siendo esto. Comunque ci ha spiegato che cos'è questa. Era una macchina da scrivere. E voi direte, ma com'è possibile che sia conciata così male? Beh, ci ha spiegato che qui le persone più ricche poteva capitare che dovevano nascondere tutti i loro averi molto velocemente, e quindi li mettevano nei posti più assurdi. Questa macchina da scrivere è stata trovata dentro un pozzo, perché probabilmente era stata nascosta lì. Anche per questo motivo, siccome questo è stato un posto veramente molto ricco, ci sono girati tanti soldi, tanta ricchezza, si dice che qui attorno ci siano un sacco di tesori nascosti per le persone più ricche, che hanno messo nei punti che loro pensavano di poter riconoscere le loro ricchezze. Però probabilmente molte sono ancora lì. Bene, ragazzi, adesso torniamo indietro. La visita è stata veramente interessante. Abbiamo scoperto un po' dei segreti della mineria di questa zona, cosa molto importante per questa regione, e quindi ora vamo a Samagnà, altrettanto importante. Vamo al ristorante, va. Non si ha pizza. Ragazzi, ci è venuta una fame pazzesca, veramente. È un po' tardi, perché siamo partiti tardi. Lucia sta facendo la cucina del riciclo, perché qui non si butta via niente. E quindi facciamo la pasta risaltata, ovvero... No, la frittata di pasta. Ci mettiamo dentro questa zucchina. La zucchinita. Ma è un piatto rapido, perché non so se ce la faccio. Sì, sì, dai, rapido. Che tempo di cottura prevedi? Quella è la pasta che useremo. Mi sa che sono passati più di 10 minuti. Ma qua. Ma no, dai. Sembra quasi un ramen con... solo uovo. Ci sta, adesso si solidifica e via. Wow, sta prendendo forma. Sì. Però se non ce la farei mai a girarla. Può essere che non ce la faccio. Il che potrebbe essere un problema. Comunque qua mi sembra che stia arrivando un po' di gente. Noi siamo qua ancora parcheggiati a bordo strada. Però alla fine mi sembra che al Pueblito pian piano stia arrivando gente.
Voilà. Con un barco desde Sud America. Llegamos desde Sud America. Nella parte del sur, los cabos, todo esto. Ah, cruzaron en el ferry? Sì. Ah, vorrei. Desde Topolobampo, sì. Ah, che chido. No, pues lo asfaltalo bueno. Mucho, mucho, lo asfalta mucho, sì. Lo asfalta mucho. Vaya por este. Gracias. Buen día. Listo, ci hanno suggerito un percorso. Ah, ma nel frattempo qua abbiamo girato. Trai con gli abitanti del luogo. Wow, io tengo fame. E che ti diceva il signore? È che c'è un recorrido molto interessante dove si passa in tutte delle missioni tra Scorpion Bay e Loreto. Off-road. Ah, da fa. Wow, guarda qui. Speriamo, perché questo ci abbiamo da mangiare. Buono. Deve essere buono. Queste poi sono le tipiche cose che anche fredde sono buone. È a 7000 gradi Fahrenheit. Andiamo a fare due passi al centro. Bellissimi questi edifici, ragazzi. E questo è il palazzo del comune, ragazzi. Che bello con l'orologio. Pavimentazione magnifica. E questa non poteva che essere la calle del Minero, dove c'è il parco giochi per i bambini. Bello perché in questo murale è stato rappresentato sicuramente per i bambini la parte della vecchia miniera con la ciminiera, la ramona, il carretto dei minatori, il gioco del baseball, il cartello stradale che segna che stiamo appunto nel Pueblo de El Triunfo. E questa è la bicicletta che corre qua sulla montagna e arriva dall'altra parte del pueblo. Andiamo a vedere cosa c'è qua sopra, la piazza principale con la statua Manuel Hidalgo, padre della patria. Ma non solo, c'è anche il classico gazebino, il chiosco, la statua di Hidalgo e lì la ramona. E questa invece penso proprio sia la scuola, in questo momento chiusa, ragazzi. Cioè, ragazzi, guardate la creatività nel posizionare fari su questa macchina. Scene di tutti i tipi, di tutti i gusti. La chicca sono questi LED e queste plastiche incollate che servono per tenere fermo il vetro. Questo secondo me è tanta roba. Fil di ferro per tenere fermo il pezzo del telaio che non esiste più. Creatività allo stato puro. Le frecce ci sono, una di un tipo e una dell'altro. Chiaramente questa qua non è che era rotta, siccome non ci stava ha spaccato la parte di plastica qua sotto per farcela stare. Grande. Ragazzi, ma siamo arrivati alla chiesa, che anche qui sta un poco serrata, però la possiamo vedere da vicino. Che bella, con questo sfondo di deserto alle sue spalle. Quindi, ragazzi, si parte. Ora ci vedremo tutti alla Paz. Vamos!